Nino Di Matteo, ascoltate quello che dice perché c'è di mezzo anche questa trasmissione in quello che è accaduto negli ultimi mesi. Alcuni mesi fa io le feci un'intervista sulla strage di Capaci, durante la quale lei mise in fila una serie di elementi pubblici, cioè che erano agli atti di indagini, processi, ma che erano, diciamo, pubblici. In conseguenza di quell'intervista, lei che faceva parte del pool di indagine sulla presenza di entità esterne all'interno delle stragi di mafia, fu estromesso da questo pool. Adesso è stato reintegrato, pur essendo un membro del CSM, volendo lei domani mattina potrebbe decidere di tornare a fare quello che faceva prima di quella intervista. Che cosa è successo? Io venni estromesso dal pool appunto della Procura Nazionale Antimafia che si occupava delle stragi e della ricerca di responsabilità di esterni a Cosa Nostra per quella intervista. Fin dall'inizio ho detto e continuo a reputare quel provvedimento ingiusto e immotivato sia nella sostanza che nella forma, perché non venne nemmeno seguita la procedura corretta. Quindi feci delle mie osservazioni al Consiglio Superiore della Magistratura. Io allora non ero ovviamente membro del Consiglio Superiore della Magistratura e probabilmente se non ci fosse stata quell'esclusione io avrei continuato il mio lavoro alla Procura Nazionale Antimafia, non mi sarei candidato al Consiglio Superiore della Magistratura. Adesso il Procuratore Nazionale Antimafia ha revocato quel provvedimento di esclusione, quindi con effetto ripristinatorio. Naturalmente questo provvedimento non potrà avere immediato effetto perché io devo terminare il mio mandato al Consiglio Superiore della Magistratura, però nel momento in cui terminato il mandato io tornerò nel mio ufficio di appartenenza alla Procura Nazionale Antimafia, continuerò stavolta a cercare di dare il mio contributo nel completamento del percorso di verità sulle stragi. Questo è quello che è successo e Le faccio una non mi lasci domanda, fare quindi ulteriori considerazioni. Questo è quello che è successo. io le faccio una domanda, ma lei mi può anche dire non le rispondo. C'era di mezzo Riggio, questo collaboratore di giustizia, in questa vicenda che la riguardava? Non le posso rispondere. Senta, invece una cosa credo che me la possa dire. Sempre in quella intervista, la conclusione fu, diciamo, si spostò l'attenzione sul ruolo di Matteo Messina Denaro e sulla sua latitanza. E lei disse, riassumo, Matteo Messina Denaro, che è l'ultimo, diciamo, dei grandi capi di Cosa Nostra ancora libero, che partecipò a quella stagione attivamente, cioè anche come esecutore della stagione delle stragi, delle bombe, eccetera, probabilmente, diciamo, riesce a garantire la sua latitanza in virtù dei segreti che è riuscito a, i segreti nel rapporto, diciamo, tra la mafia e lo Stato, che è riuscito, ad avere sotto forma di conoscenze, di documenti, di quant'altro. Adesso si scopre che Matteo Messina Denaro, le aveva destinato una certa quantità di esplosivo perché la voleva fare fuori. Ma guardi, in realtà questa vicenda dell'attentato nei miei confronti, del reperimento dell'esplosivo che era già arrivato a Palermo, è stata raccontata nel dicembre del 2014 in maniera molto dettagliata da un collaboratore di giustizia che si chiama Vito Galatolo. E Galatolo aveva appunto affermato che l'ordine era venuto da Matteo Messina Denaro. Adesso ho saputo che ci sono stati altri collaboratori che hanno in qualche modo confermato come l'input venne dato da Matteo Messina Denaro e quindi Cosa Nostra Palermitana cominciò a preparare tutto per eliminarmi sulla base dell'input di Matteo Messina Denaro. Io ovviamente qui devo stare molto attento e lo sono sempre stato
e lo sarò sempre, a distinguere quelle che sono le implicazioni personali di tutta questa vicenda, da quelle che sono invece le considerazioni che devo riuscire a fare mantenendo lucidità e distacco. E quali sono queste considerazioni? La considerazione che faccio da magistrato è una, ma se è vero, come ritengono molti magistrati, se è vero che quindi solo pochi anni fa Cosa Nostra voleva uccidere con il sistema dell'autobomba, perché io ero già molto protetto, un magistrato. Se è vero che quell'input veniva da Matteo Messina Denaro, allora forse dovremmo essere tutti un po' più cauti nel momento in cui affermiamo che Cosa Nostra ha definitivamente abbandonato la strategia dell'attacco frontale alle istituzioni e che Matteo Messina Denaro è un capo di Cosa Nostra che ha definitivamente abbandonato quel suo passato stragista che lo ha caratterizzato e che ha portato alla sua condanna definitiva per le stragi del 93 e di primo grado per le stragi di Capaci e Via D'Amelio del 92. Si dice ormai Cosa Nostra è finita, pensa soltanto agli affari, ma allora spiegatemi, se dite che è vero che pochi anni fa volevano fare questo attentato, allora forse non è vero che la partita è definitivamente chiusa e che in Cosa Nostra sia definitivamente tramontata l'idea dell'attacco frontale alle istituzioni. Io penso sempre che lo Stato ha fatto enormi passi nel contrasto soprattutto agli aspetti militari di Cosa Nostra, ma la guerra non è finita e la guerra non sappiamo mai come si potrà evolvere.